e di dire due parole di ringraziamento per la vostra partecipazione a questa cerimonia, per noi importantissima, come ha richiamato Don Tiziano, che ringrazio insieme agli altri parroci che con lui hanno concelebrato. Oggi ricordiamo la Virgo Fidelis, oltre alla Virgo Fidelis, la nostra patrona, la nostra santa protettrice, ricordiamo anche la battaglia di Kulkwalber. Sono passati 76 anni da quando il battaglione mobilitato dei carabinieri in terra d'Africa, in Africa orientale, veniva praticamente nella difesa di un caposaldo, è stato completamente sterminato. Questa è valsa all'arma dei carabinieri la seconda medaglia d'oro di valor militare per il sacrificio di queste persone che si sono immolate, diciamo così, per garantire forse oggi a noi condizioni di vita migliore. Oggi festeggiamo anche la giornata dell'orfano, quindi ricordiamo tutti gli orfani dell'arma dei carabinieri, che ovviamente sono i più sfortunati perché hanno perso i genitori, hanno perso i loro padri, le loro madri, e che devono affrontare la loro esistenza con grandi difficoltà. Io sono veramente orgoglioso e onorato di poter essere qui, di prendere la parola come comandante provinciale di Brescia. Ringrazio tutte le autorità presenti, a partire dal signor prefetto, il sindaco di Brescia, il presidente della Corte d'Appello, il procuratore generale, la procura della Repubblica, i colleghi delle forze armate e delle forze di polizia, gli onorevoli parlamentari presenti, gli assessori regionali, il magnifico rettore, tutti i colleghi della polizia locale, della polizia provinciale, i sindaci, che con la loro presenza qua oggi hanno voluto ulteriormente testimoniare la vicinanza delle comunità che vengono affidate ai carabinieri e la vicinanza alla nostra istituzione. Un ringraziamento particolare all'Associazione Nazionale Carabinieri, che ha collaborato con noi per organizzare questa giornata e per ricordare la nostra Virgo Fidelis, a tutte le associazioni combattentistiche e d'arma che sono qua numerose e presenti e che portano dentro di loro i valori di quella militarità e di quella vicinanza e di quel sacrificio, di quel servire che prima ricordava e ha ricordato più volte il nostro Don Tiziano. Ringrazio ovviamente tutti i cittadini di Brescia presenti, le famiglie dei nostri carabinieri, i carabinieri di tutti i gradi che sono qua presenti, indipendentemente dall'incarico che svolgono, perché chiunque che sia addetto ai compiti operativi, che sia addetto ai compiti di supporto tecnico, logistico, che svolga attività d'ufficio, che faccia servizio nei reparti speciali, va bene, dell'arma dei carabinieri, in particolare mi riferisco anche ai colleghi del corpo forestale, dell'ex corpo forestale che sono transitati nell'arma dei carabinieri, ma anche agli altri carabinieri, ai colleghi della rappresentanza militare che anche loro svolgono un compito importante, sempre vicino e sensibile a quelle che sono le esigenze del personale. Tutti i carabinieri quest'anno, che in poco più di un anno ormai che sono qua a Brescia, va bene, hanno dato sempre la massima disponibilità, hanno servito sempre con grande disciplina, con grande impegno, a fianco ovviamente delle altre forze di polizia, sotto la guida sapiente del nostro prefetto, o quando si sono trovate ad operare, ovviamente dopo che un fatto reato è stato commesso, sempre sulla guida che ci proviene dall'autorità giudiziaria. Quindi veramente un grazie di cuore a tutti per essere qua presenti e per averci dimostrato con la vostra vicinanza e con la vostra presenza un attaccamento all'arma dei carabinieri. Consentitemi infine due ringraziamenti. Il primo che va al coro, va bene, che ha praticamente diciamo così, accompagnato la nostra celebrazione eucaristica, e un secondo che va ovviamente alle vittime, va bene, a tutti gli orfani, come dicevo prima, a coloro che hanno sacrificato la loro vita e che ancora oggi continuano a impegnarsi nelle nostre stazioni. Le stazioni dei carabinieri che rappresentano un po' il punto di contatto fra la popolazione civile e noi militari che cerchiamo di stare vicini e di essere sensibili a quelle che sono le esigenze della popolazione. Operano in tutti, non dico in tutti i comuni perché Brescia ha oltre 200 comuni, ma operano in 80 stazioni con il massimo impegno, con la massima abnegazione, per cercare di andare incontro anche a quei presidi più piccoli, magari anche un pochettino più disagiati, dove forse si lavora anche in maniera un pochettino più anonima rispetto ai grandi centri, alle grandi operazioni, ma che in quel presidio rappresentano molte volte l'unica forma di vicinanza della popolazione, l'unica forza di polizia a competenza generale insieme
alle polizie locali che ovviamente ci affiancano sempre nel difficile compito che ci viene riservato. Quindi veramente grazie di cuore a tutti, la vostra presenza qua per me è un grande motivo di orgoglio e sicuramente uno stimolo per voi tutti per cercare di fare meglio e di consentire a tutti di vivere in maniera serena. Grazie.